Eccoci qua, oggi è sempre il 2 agosto e abbiamo qui il sacchetto, anzi i sacchetti pronti per l'uso. Ecco, e sono stati riempiti agevolmente. Qui nella parte inferiore c'è questo grosso bocchettone che va infilato poi sotto il cinturino. È stato agevole riempirli senza problemi usando un bicchierino, neanche c'era bisogno di imbuti o altro. Parte superiore vellutata per non graffiare l'azione, arcuata come deve essere, e è stato riempito su suggerimento di un amico con la graniglia del tumbler. Perché? Perché in questo modo rimane più leggero rispetto, ce n'è andato abbastanza, fortuna che avevo un grosso sacco, perché rimane più leggero rispetto alla sabbia da smerigliatrice. Infatti non è poi così pesante, ma comunque abbastanza da fornire appoggio. Vediamo il secondo pezzo. Questo pezzo, come vedete, l'ho riempito un po' di meno, ma comunque regge. Anche qua il largo bocchettone che va chiuso con il velcro che va infilato sotto il cinturino. Questo qui rimane inclinato in questo modo, copre la pala del calcio che scende della carabina. Non è un errore, proprio è a sezione triangolare l'appoggio posteriore. Questa è la parte anteriore, ovviamente. Qua il calcio scende della carabina. E tutto questo non ha posteriormente il velluto. Notate che ha un gancio mobile che va ad attaccarsi qui per unire i due pezzi e non perderli, presumo, ma non è necessario ovviamente. E quindi ecco, questo 5 euro, questo kit di sacchetti da poligono made in Cina, 5 euro spediti, no aspetta, 5 euro più la spedizione, 2,50 euro, qualcosa del genere. Ci vediamo al prossimo video.